Un sopralluogo qui alla Cittadella dello Sport. Come procedono i lavori e quale cronoprogramma vuole seguire il Comune? Beh, un cronoprogramma speriamo abbastanza veloce. Siamo stati velocissimi nel passaggio in Consiglio Comunale. Questa settimana, come da cronoprogramma stabilito dalla ditta, sono iniziati i lavori. Io personalmente ho potuto appurare attraverso questo sopralluogo questi lavori che sono partiti. Speriamo quindi prima possibile di terminarli e consegnare questa struttura al Frosinone Calcio. Ecco, come si svolgeranno i lavori? Ci saranno degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, volti soprattutto alla riqualificazione di questa area, attraverso anche la realizzazione di un campo ad 11 in erba per il Frosinone Calcio e altri 3 campi sintetici per le giovanili del Frosinone, ma anche delle nostre scuole calcio qui della città di Ferentino, oltre alla possibilità poi della cittadinanza di usufruire, come ha fatto fino ad oggi, di questa struttura. Quindi un bel progetto che anche oggi voglio ribadire, un progetto importante per la città di Ferentino ma anche per l'intera provincia di Frosinone. Non capita tutti i giorni poter investire risorse così importanti su parti pubbliche, ma soprattutto attraverso risorse del privato e senza alcuna partecipazione da parte del comune in termini economici. Rassicuriamo anche i cittadini di Ferentino, la pista di atletica rimarrà a disposizione della cittadinanza? Sì, la struttura rimarrà così com'è, attraverso ci saranno solo questa riqualificazione, questi arricchimenti, resterà anche la pista di atletica e poi tenteremo anche di riqualificare la stessa pista proprio per dare la possibilità a tutti quei cittadini che la utilizzano di poterla continuare ad utilizzarla. E voglio anche dire, colgo l'occasione per dire ai cittadini, vedevo un po' di preoccupazione su quella che è il nome di questa struttura. Questa è la Cittadella dello Sport di Ferentino. Frusinello è la terminologia che è stata utilizzata dalla stampa. Anche se voglio dire alla cittadinanza che l'importante è avere, realizzare queste opere. La denominazione è una cosa secondaria che non può inficiare ovviamente tutto il lavoro che si sta facendo per portare a termine questo importante lavoro. Comunque non è Frusinello, è la città dello sport di Ferentino. In quanto tempo si prevede che vengano ultimati i lavori? Beh, noi abbiamo una data certa che sarà quella dell'inizio della preparazione del Frosinone Calcio e conto che per quella data Ferentino consegnerà la struttura alla società sportiva.